condominio. La condizione di condominio sussiste quando un edificio ci sono almeno due proprietari e un bene comune che si evince dall'articolo 1117 del Codice Civile. Per bene comune si intende il suolo su cui sorge l'edificio, i locali, la portineria per l'alloggio del portiere, le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso del godimento comune. Le parti comuni dell'edificio condominiale non possono essere soggette a suddivisione, a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condominio. Questo è previsto dall'articolo 1119 del Codice Civile. Nel condominio studieremo i vari tipi di condominio, l'amministratore del condominio, l'assemblea del condominio, che è l'organo deliberante dove si prendono tutte le decisioni per la gestione delle parti comuni, i millesimi di proprietà generale, i millesimi d'uso, e affronteremo anche l'argomento relativo alla sopraelevazione, cioè vale a dire la possibilità di realizzare uno o più piani oltre agli esistenti. Tipo di condominio. Condominio si definisce minimo quello costituito anche da due soli proprietari. La gestione di tale condominio, generalmente costituito da due o più villette che hanno in comune una recinzione o l'illuminazione o la portineria o altro, fa riferimento al Codice Civile 1104 come articolo. Dal minimo condominio passiamo al supercondominio. Per supercondominio si intende un complesso di edifici che utilizzano solo parte comune come il giardino, la portineria, la piscina, mentre le parti comuni di ogni singolo palazzo sono gestite autonomamente. Quindi in realtà il supercondominio sarebbero tanti condomini che gestiscono una parte comune a loro. Il condominio parziale. Si dice condominio parziale quando le parti comuni di un condominio molto grande comprende diversi edifici staccati l'uno dall'altro. Inoltre, all'interno dello stesso palazzo, i beni che servono parte dello stesso, come le scale, ciascuna fornita di ascensore, costituiscono parte comune per i soli condomini che servono di quella scala. Quindi, all'interno del condominio c'è la possibilità di suddividersi la gestione condominiale delle parti comuni.